che no, sta dicendo? Stranamente sta parlando veramente con maturità. Guarda, non ci puoi credere. Allora, non ci puoi credere. Dopo la rasata di ieri, nello spogliatoio, perché non paga 5 euro di barbiere, perché se li fa da solo. Cioè, ci stai dicendo che io sono ticchio, no, tu ci stai dicendo? Un attimo, Camì, vieni a caspi! Vieni! Una seria! No, silenzio, un attimo! Allora, messo il microfono! Cinesi! Una cosa, no, sì! Mi devi dire chi è il più tirchio della squadra! Nicola Citro! Non è vero! Cioè, ci stai dicendo che sono io ticchio! Io ho offerto sempre la mia sincerità! Tu qua ne hai viste tante, ne hai vissute tante? Adesso che vuoi dire a questi ragazzi, ai tifosi, alla gente che vi ha seguito, vi ha sostenuto e vi è stata vicina veramente? Allora, dobbiamo festeggiare, giusto? Certo, Robby, ma sto scherzando. Ma questa la dedichiamo a noi, certo, e ai tifosi, ma con la T maiuscola. Ho capito. Quelli che veramente ci credevano in noi, quelli che tifavano per noi e non quelli che si lamentavano, perché si sono lamentati in tanti, in troppi. Con sto stadio nuovo pensavano che noi a marzo dovevamo vincere già il campionato. Non è così, Robby. Quest'anno era anche più difficile rispetto all'anno scorso. E alla fine quello che conta è il risultato. Abbiamo vinto e quindi ce la godiamo noi e i tifosi, quelli veri, che sono anche qui. Roberto, ti ringrazio a nome di questi tifosi. Grazie a voi. Grazie, Robby. Grazie.